Hakuna Matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Quest'oggi siamo tornati sul nostro fantastico Medieval. Però non mi voglio confondere, perché qui ci si sono aperte tantissime strade. La Terra Incantata. Oggi giochiamo la Terra Incantata, poi ritorneremo sul... dove stanno sti spaventapasseri qua, i campi degli spaventapasseri, perché poi vedete che lì ci si sono aperte altre due strade. Quindi non voglio fare un attimo confusione. Vediamo un attimo qui. Non mi ricordavo che era così aperto questo gioco. Speriamo che non ci si apra l'altra roba. Vabbè, la Terra Incantata, che poi mi piace pure come nome. Un'altra presentazione. Sinceramente non promette nulla di buono, eh. E a pensare, ragazzi, che una volta sta computer grafica, almeno per quanto riguardava me, era veramente eccezionale. Cioè, una computer grafica proprio di quelle avanzatissime. Ok, Sir Daniel, io questo quadro non me lo ricordo, ma ti giuro, Sir Daniel, non me lo ricordo proprio. Quindi, queste rane sputatrici qua, che poi fanno tra l'altro anche malissimo. Ok. Aia! Aia! Oh, basta? Cioè, le rane più forti di tutti i mondi? Questo che cos'è? Non vorrei che fosse il coso delle streghe. No, non me lo fa selezionare. Va bene, esci. Sinistra o destra? Proviamo un attimo ad andare a destra. Cioè, cacchio di rane. Ok. Qui è chiuso. Beh, l'importante è prenderci la prima volta, no? Cioè, sinistra o destra? Destra, è chiuso. Perfetto. Telecamera gira. Serdan. Ah! Infatti mi chiedevo. Venite qui, marrani. Aia. Ah, perché qui. Ah, si sconfiggono. Ok, perfetto. Quello è il. Sicuramente per le streghe. Allora, vediamo un po', eh. Era consueto avere un raduno di streghe nelle caverne dietro la collina del cimitero. Da allora la foresta non ha più la stessa fragranza di prima. Eh certo, perché vi ricordo che. Le streghe gli puzzano i piedi, questo volevo ricordare. Magari ci salto dentro? Yuhu! Non lo so, vediamo l'amuleto, vediamo un po', eh. Olle! Sono emozionato. Cideteo, sei bella. Chi ha convocato la strega buona della foresta? Oh, voi, Sir Fortescue. Perdonatemi, signore, non ho mai incontrato in vita mia un vero eroe. E cazzo te ridi? Infatti, diglielo. Scusa, è solo uno scherzo. A dire il vero, sono felice di vederti, Fortescue. Ho bisogno di 7 pezzi di ambra. Sono nascosti nel formicaio. Portameli e ti ricompenserò. Non rinnoverò l'offerta. Vuoi tentare? Tentiamo, accetti la ricerca e tentiamo. Mortacci. Ah, siamo diventati piccini picciò. Scusa, non ti ho forse detto che dovevo ridurti alle dimensioni di un insetto? No, infatti. Svelto ora. Pure. Sir Daniel. Sir Daniel Fortescue. Le caverne delle formiche. Come lo Mom, devo capire come intitolare il video. Mannaccia a sta befana. Che mi dici tu? Oh, saggio. Corri, omettino. Se il padrone ti trovasse ora, ti schiaccerebbe come un insetto. Ascolta, le formiche soldato si avvicinano. Avanza e affronta i tuoi piccoli giustizieri. Pure. Tutti che ridono oggi. Io ve massacro. Ok. Guardate che spettacolo. Ci sono degli iscritti sulle rocce. Sir Daniel, lui. Che tecnologia. Che c'è qui? La mazza. Vediamo, eh. Questo portale magico è stato costruito dai folletti. Sembra che non sia stato creato per impedirti l'accesso, bensì per custodire qualcosa.
Andiamo! E come vado? Ah, sicuramente o abbiamo bisogno del fuoco. Di qualcosa abbiamo bisogno. Quindi vediamo un attimo. Qui è chiuso. Troppo più forte. Chi è? Chi è quel? Liberato, Sir Fortescue. Il mio popolo desidera solamente essere felice e vivere in armonia con la natura. Ma che... Ahimè, la malvagia regina delle formiche ha catturato molti di noi. Salva il mio popolo, Sir Fortescue, e ti ricompenserò con gratitudine. Cioè, ma... Mi sbaglio, raga, mi sbaglio a un accento romano fantastico. Mio Dio, ma che spettacolo. No, stupendo. Sir Fortescue, vieni qui. Allora, io non ci sto a capire più niente. Allora, qui ci siamo arrivati. E qui... Ah, ok, mo ci penserà lui. Ti aprirò la porta. Queste lucciole sono mie amiche. Ti illumineranno il cammino attraverso le tenebre. Ok. Andiamo, lucciole. Siete sue amiche. Stiamo in una botte di ferro, praticamente. Maremma bucaiola! Io non so se era accento romano, non ho ben capito. Ditemi voi che accento era. È un mezzo romano, mezzo... un mezzo qualcosa. Venite via. Manicoldi. Vediamo che c'è qua, va. Quello chiede solo aiuto. Aiuto! Ah, sti livelli stanno diventando sempre più belli. Che è questo? Hai raccolto una... ok. Allora, io andrei in giro col martello a sto punto, perché tanto... Ah, tra l'altro l'ho massacrata al primo colpo. Faccio molto più male. Aiuto! Quello urla. Sto martellone è proprio bello, raga. Aia, però fanno male. Queste sono le larve. Venite qui, marrane. Io sono Sir Fortescue. Vediamo qua, eh. Headshot. Perché prima non voglio entrare. Cioè, prima me lo voglio esplorare un attimo. Che tra l'altro qui c'è anche della vita. Oddio quante so. Oddio quante so. Sono tantissime. Meno male che c'è un martellone. Queste sono anche più grandi. Ok. Ma non ho capito. Ma quando morite? Via. Via. Ah, che male. Ah. Ancora. Ma finiscono? Per me no. È uno spawn infinito. Vai via. È un bel casino trovare qua la roba, eh. E poi c'è quello che fa aiuto. Mori, marrana. Questo fa aiuto. Andiamo di qua. E se io le lascio sta pace? E io corro? Sir Daniel, scusami se ti faccio correre così tanto, però... No, non mi sputare il mocciolo. Maledetto. Comunque, ragazzi, non so se ce ne stiamo accorgendo, ma stiamo crescendo veramente in un modo, boh, molto, molto veloce. Di questo vi devo sempre ringraziare a voi. Tra l'altro vi dico che venerdì alle 16 registreremo la nuova chat roulette, quindi ci potete anche trovare. Se è possibile vi faccio il tutorial su come fare un account su chat roulette. Intanto, se mi sentite un po' così, ne ho ancora bisogno di due. Larve di cacca! Qui è pieno di larve! Ma non è che tante volte mo incontrammo mamma formica? Ok,
Io sicuramente mo me perdo. Ma come sono fatto io mi perdo sicuro. Ma guardate quante formiche. Ok, forse la fortuna. Dai, l'ultimo. Vado a sinistra. Maremma bucaiola. Allora, o sto sempre nello stesso punto o non lo so davvero, eh. Aia. Aia, e basta. Vai via, Sir Daniel. Corri, Sir Daniel, Fortescue. E mo per trovare l'ultima, capirai. Meno male che si può tagliare, Maremma bucaiola. Oh, non lo so se è romano. Ma questo è aiuto. Che è? Ah, ok. Perché mi ha bloccato lì? E perché mi ha bloccato di là? Anche se potrei... Oh, vai via. Questi sono quelli intrappolati. E ditemelo subito, no? Pensavo che era sempre lui. Aia. Aia. Andiamo, 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 andiamo. Oh, basta. Ti distruggo. Di qua chi c'è? Salta, Sir Daniel, però. Andiamo. No, ritorniamo indietro. Vai, Sir Daniel. Ok, abbiamo trovato un altro folletto e penso... Aiuto! Madonna! Altro che bello! Ah! Morite. Ok, perfetto. Ok, quello l'abbiamo trovato. Hai abbastanza ambra per la strega. Ma i follettini? Io voglio liberare anche i follettini. I follettini romani bucaioli, cioè qualcosa del genere. Andiamo qui a sinistra. Eccoti, sei libero, folletto. Ce n'è anche un altro. Aia. Me sputano. Arrivo, bello! Ne restano altri due. Ma siete tipo tantissimi. Un'altra ambra. Ah! Eccone un altro. Eccomi. Me ne manca uno. Ah! Me ne manca uno di quei freschetti. Vediamo che dici. Se sei tanto coraggioso ad avventurarti oltre questo punto, entrerai nella stanza temuta regina delle formiche. Sta attento, dopo aver incontrato sua maestà a sei zampe non potrai più tornare indietro. Quindi magari io aspetterei un attimo. Ouch. Perché voglio trovare gli altri. Forellino, ne voglio liberare un altro. Voglio liberare anche l'altro folletto. Qui non ritornerò mai più. Fare il culo alla formica. Vai, formica. Re formica, quello che sei, sei. Non mi interessa, tanto ho capito come batterti. E adesso ci sarà una strage. Una strage ci sarà. Ancora con sto mucciolo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Qual è il problema? Qual è il problema? Vieni, vieni. Aia, mi ha preso. Ok, mettiamoci questa. Vai. Vai, 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 vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vai, vai, vai.
Ah, ma è più divertente per entrambi, Dai ragazzi, tutti insieme. Ciccio, ciccio, aia che male. Vieni, vieni. Aia, mocciolo, mocciolo, mocciolo. Ok, mi prendo la balestra e ti rompo il culo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Dobbiamo fare sto giochetto 4-5 volte. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Perfetto. Marrana, io sono Sir Fortescue. Ah, moccelo. Ah, quella è stata la headshotata che mi ha ucciso prima. Io mi rimetto questa. Ok, ancora non posso. Ancora cerca di headshottarmi. Vieni, 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 vieni da Ciccio, vieni che ti massacriamo. Vieni. Aia. Direi proprio aia. Vieni qua, formica. Zeta la formica, altro che Zeta la formica, voi siete proprio stronze. Vieni, vieni. Vieni. Vai. Vieni, vieni. Dai, quando alzi quelle zampacce, dai. Via qua, via, via. Anche spero che non ti trasformi in qualcos'altro, però. Vieni, 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 dai. Ah! Ah, siamo morti. Hai capito, Stupida. Cos'è qua? Perché mi fa male? Aio. Non so che cosa sia. Vediamo un po'. Non mi dà niente qua. Ah. Ma non abbasta, credo. Sì, sì. Che Dio mi benedica, se quello non è Daniel, signore delle formiche. Non ti muovere e romperò l'incantesimo. E voilà. Ma che cos'è? Ti ho chiesto 7 pezzi di ambra. Nessuna ricompensa per te. Buona nulla, vanitoso. Pure. Rimandami dentro, no? Niente, raga. Se veramente... Cioè, io direi anche di no. Direi anche di no. Ci riproveremo la prossima volta, perché... È andata così, ragazzi. È andata così e ci dobbiamo concentrare di più. Quindi, pollicione in su. Commentate al prossimo episodio con il vostro CicciGamer89. Ciao!